Eccoci di nuovo insieme per un nuovo appuntamento della trasmissione DNA Saperi che colloquiano. Oggi parleremo di un tema scottante di cui si parla in tutte le trasmissioni televisive e su tutte le riviste nazionali, il precariato. Abbiamo letto ovunque terminologie tipo classi pollaio, abbiamo sentito quindi ministri della pubblica istruzione e dal Ministero delle Finanze difendere la riforma quindi, che oggi è entrata in tutte le scuole italiane, ma ahimè dobbiamo parlare in questo caso di tagli e di precariato. Per parlare di un tema così importante che riguarda da vicino una importante quindi forza lavorativa nel campo della scuola e non solo, abbiamo qui come ospiti dei protagonisti che la scuola la rappresentano da diversi punti di vista. Allora do il benvenuto quindi come sempre al professor Marco Santarelli, ricercatore scientifico che insieme anche a Margherita Hack proprio in questo campo ha combattuto, quindi fatto in prima persona delle battaglie per quanto riguarda proprio la difesa al diritto per l'istruzione e do quindi il benvenuto anche alla professoressa Alessandra Del Sordo, segretario provinciale CISL Scuola. Buonasera. Grazie. E benvenuta. Un benvenuto quindi anche al dirigente dell'Istituto Comprensivo di Martinsicuro, il professor Ignazio Caputi. E, buonasera. Ed è anche qui con noi il professor Berardo Fornaciari, buonasera, professore di lettere presso la scuola, anzi presso l'Istituto Comprensivo di Sant'Overo. Quest'anno quindi assunto a tempo determinato, specifico quindi proprio questa terminologia perché andremo a scoprire anche la differenza oggi tra un tempo determinato e un tempo indeterminato. Il tema, quindi dicevo, è effettivamente molto così, importante, ci riguarda da vicino, dico ci perché lo sappiamo benissimo, tanti giovani, ma tanti anche padri di famiglia e madri di famiglia sono scese nelle piazze per rivendicare il diritto ad un'occupazione fissa che possa garantire un futuro. Allora la domanda, la provocazione che lanciamo oggi è proprio questa, una manovra quindi dedicata alla pubblica istruzione costituisce quindi un taglio alle risorse o quindi reale o è anche un taglio al futuro? Allora con questa provocazione io passerei proprio la parola a Marco Santarelli che tanto quindi si è impegnato in questo settore insieme alla astrofisica Margherita Hack e che sicuramente vorrà riportare la sua opinione. Ma in realtà quello che dicevi tu Alessandra non è una provocazione ma una dura realtà. La realtà è una dura realtà, scusate il gioco di parole. Purtroppo sono preso in questo ambito, sono preso in maniera molto forte ed sono preso anche in maniera emotiva. Semplicemente perché? Perché purtroppo giornalmente, sia per il lavoro che faccio, che è quello insomma io mi occupo di scienza a tempo pieno con il CNR ma anche con altri istituti internazionali e la situazione nostra quando vai all'estero non la trovi e quindi questa è la prima tristezza assoluta perché insomma a Londra siamo sopra l'89 o 92% degli occupati della classe docente. Il secondo aspetto che mi colpisce invece è questo, è quello del futuro, ovvero nel momento in cui, come non voglio dire parole molto forti, ma ci si auspica che finisca questo arbitrio totale nei confronti della scuola, come si reintegreranno quei docenti che in questo momento no, hanno vissuto per 20 anni, non voglio dire 30 anni, da precario e nello stesso tempo negli ultimi anni sono stati spremuti anche quasi no, da un punto di vista appunto emotivo, no, a spostarsi, a vedere perché le scuole di appartenenza non le hanno più riconfermati. Dove
fondamentalmente sarà diretta la nuova classe politica da un punto di vista meritocratico. Faccio un esempio molto chiaro. Ieri parlavo con un mio collega ricercatore, e stiamo parlando di ricercatori di livello altissimo, della Sardegna, a cui l'effetto di questa bellissima legge è stato quello di non poter più rinnovare il proprio assegno della ricerca, perché non si può fare più di non si possono fare più di 3 assegni, e quindi questo ricercatore bravo, che ha dato dei grossi risultati, questo stiamo parlando della Sardegna, al mondo scientifico internazionale, oggi è a casa. Cioè oggi è stato tagliato completamente fuori da ogni piano universitario o di ente della ricerca. Questa è una cosa triste, e nello stesso tempo non è assolutamente meritocratica, perché noi parliamo sempre di ragazzi giovani di qualsiasi età che si impegnano. Poi dobbiamo vedere, dobbiamo fare i conti con delle situazioni in cui oggi, che non c'è più la SIS, devono fare dei tirocini formativi, docenti che attualmente collaborano anche già con l'università e soprattutto hanno delle pubblicazioni importanti alle spalle e devono mettersi in fila semplicemente perché una riforma li ha messi in fila e devono stare lì. Io ho colleghi, ribadisco di nuovo, ricercatori che fanno grandissime cose nelle università. A parte il fatto che non sono assolutamente stipendiati o prendono uno stipendio da fame, nelle scuole devono stare lì in fila ed aspettare i punti, i crediti, quindi fare master di specializzazione. E che cosa dice la nuova legge con i nuovi master? Che devono anche frequentare quei master per i crediti. E questa è una cosa ancora più triste, perché in pratica queste persone che si stanno sudando uno stipendio che è fondamentalmente da fame, devono anche occupare il loro tempo, non tanto al loro lavoro e quindi dedicarsi in maniera proattiva a quello che fanno, ma devono anche andare a lezione di qualcun altro, e si ritrovano in cattedra dei professori o dei docenti che stanno lì non per una semplice questione meritocratica, ma per una burocrazia che 10 anni fa o 7 anni fa era diversa rispetto al mondo d'oggi. Tu accennavi prima il discorso di Margherita Hack, credo che più o meno si sappia che io insomma sono coautore scientifico suo da anni, e purtroppo questo argomento così fitto per ogni conferenza che facciamo negli ultimi 4-5 anni, siamo stati coinvolti in maniera forte. Tutti applaudono, tutti piazze, come dire, gremite per ascoltare questi anche nostri sproloqui sul fatto che oggi in Italia abbiamo la cultura più bassa d'Europa. Esatto. Però poi, e con questo concludo, perché effettivamente io mi sono trovato personalmente alla marcia del precario a Roma, concludo anche che secondo il mio punto di vista, e questo può essere anche una provocazione per gli ospiti, una provocazione bonaria ovviamente, mi sono trovato in questa marcia del precario dove è stata completamente bloccata la stazione Tiburtina, e a mio parere non è stato fatto a sufficienza questo blocco, perché non doveva essere fatta la stazione del Tiburtina, dove ci sono tanti precari che ripartono da lì e sono stati bloccati fino alle 11 di sera. In merito proprio alle manifestazioni, vorrei che la regia mandasse in onda delle immagini che sono tratte direttamente proprio dalla fonte da internet, che rappresentano proprio alcune immagini simboliche di quello che è stato il movimento proprio di sciopero. Va bene, quindi andiamo avanti, quindi le immagini non sono ancora pronte. Marco, proprio in merito a quello che dicevi, io devo in qualche modo rimandare subito la parola ad Alessandra Del Sordo, quindi segretario provinciale per la CISL Scuola, proprio perché si sono toccati, quindi brevemente da parte tua, dei temi effettivamente scottanti, come ad esempio la SIS, la Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, che è nata e
si è polverizzata in un batter d'occhio con una nuova, manovra finanziaria associata ad una riforma quindi, per l'istruzione, per la pubblica istruzione, e quindi docenti che si erano abilitati per l'insegnamento quindi non hanno, o non hanno concluso questo percorso perché ne avevano iniziato soltanto una prima parte, ma anche tutti coloro che dovevano poi successivamente accedere a questa parte formativa, quindi per l'abilitazione all'insegnamento, adesso stanno aspettando il cosiddetto TFA, che poi scopriremo anche in che cosa consiste questo nuovo percorso formativo per l'abilitazione all'insegnamento. Allora, tutto riporta ad una prima riforma, quindi quella per l'istruzione, e vorrei appunto che la professoressa Del Sordo ne elencasse quantomeno sinteticamente, so che non è possibile perché sono tanti i punti e gli snodi che hanno interessato direttamente la riforma nel campo della scuola, quindi la riforma del ministro Gelmini. Allora, io la ringrazio per avermi invitato a questa trasmissione, perché ho la possibilità di parlare della scuola. E in televisione tutti parlano di scuola, ma nessuno poi lo fa con responsabilità, con serietà e con, pensando a centinaia di precari, di docenti, di personale ATA, di dirigenti che tutti i giorni vivono la quotidianità, la problematicità della vita scolastica, dei ragazzi e delle famiglie che stanno dietro a tutto questo mondo. Dico questo perché? Perché se i ministri che si sono succeduti, anche la nostra, l'ultima, il ministro Gelmini, avessero pensato in questi anni, ultimi 10 anni, avessero avuto l'obiettivo prioritario di pensare all'Italia, ad una società della conoscenza, a investire sulla scuola, sul personale, e avendo come punto focale il ragazzo, questi problemi, queste riflessioni così emozionanti del collega adesso non le ritroveremo. Perché? Perché il ministro Gelmini ha pensato soltanto a fare, io non la chiamo riforma, certo, la chiamo razionalizzazione lineare, tagli lineari aziendale, che hanno sì un'ottica aziendale, di chi però nella scuola non so se ci è andata mai, ci sarà andata senz'altro, ma non so da quanti anni, perché la scuola, chi la vive tutti i giorni, ripeto, da un anno all'altro cambiano i problemi della scuola, quindi si rinnovano, nascono nuove problematiche, ci sono tanti gradi scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia all'università, quindi sono tante le problematiche. Questa pseudo riforma che cosa ha fatto? A partire dalla scuola dell'infanzia ha portato avanti il discorso degli anticipi in modo così pure selvaggio, perché se vogliamo è stato fatto in modo... la scuola primaria era stato sperimentato il modello modulare, 3 docenti, 3 docenti sono troppi, ma non si capisce perché ci sono questi 3 docenti, perché ci sono motivazioni pedagogiche, competenze specialistiche in alcuni ambiti. Poi si è pensato a distruggere la scuola secondaria di primo grado tagliando delle ore, perché queste ore non servono, i ragazzi sono a scuola troppo tempo. Scuola secondaria superiore pure, dai 36-40 ore all'incirca, poi dipende dalle scuole, dagli studi professionali, tecnici, ai licei. Tutte le scuole sono state ricondotte all'incirca su un monte orario di 30-32 ore. Questo ha comportato che cosa? Un aumento del precariato, perché? Perché c'è stato anche l'esubero del personale docente. Certo. Io dico questo, per parlare di precariato, oggi in Italia si parla tanto di precariato, ma non si parla del precariato della scuola, di chi è già di ruolo e chi non è ancora di ruolo, perché ci sono docenti di ruolo, io voglio bilanciare un po' il discorso, certo, docenti di ruolo che dopo tanti anni di servizio si sono trovati in esubero, hanno dovuto cambiare serie di servizio. Anche questa è una realtà certo, pesante. Per non parlare poi del personale ATA, dei tagli che sono stati fatti. Dunque in 3 anni all'incirca sono stati tagliati 18.000 posti di lavoro, nel triennio quindi quasi 36.000-46.000 posti. Il personale ATA, tantissime sono le cifre, non mi ricordo, abbiamo problemi seri di vigilanza e custodia nelle scuole. Però poi il ministro viene a dirci che ci sono più collaboratori scolastici che carabinieri, quindi questa frase
la dice. Bene, allora dobbiamo interromperci un attimo su questa riflessione, poi riprenderemo proprio da questo punto e ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Eccoci di nuovo in studio per la trasmissione DNA Saperi che colloquiano. Oggi stiamo affrontando un tema che riguarda tutti noi da vicino, quindi tutti, gran parte di tutti gli italiani. Poco tempo fa, quindi qualche minuto fa, la professoressa Alessandra Del Sordo si stava esprimendo proprio su un concetto molto importante, quindi quello che è stato in qualche modo il taglio irrazionale della docenza all'interno della pubblica istruzione, perché in questo caso parliamo proprio di pubblica istruzione e non di scuole private. Allora vorrei intanto che la regia, proprio per rendere così più rappresentativa la tematica di oggi, cioè quella del precariato, mandasse in onda delle fotografie inerenti proprio alle manifestazioni dei precari che sono scesi in piazza negli ultimi 3 anni a partire dalla riforma, e naturalmente faccio riferimento a delle immagini che sono tratte dalla fonte internet. Allora Alessandra, intanto noi possiamo continuare ad approfondire il tema del precariato tracciando un po' anche l'identikit del precario, quindi all'interno della scuola, anche se sappiamo benissimo che la parola precariato non va a toccare solo la docenza, ma il personale ATA e tutti coloro che in questo momento non godono quindi di un posto sicuro a livello lavorativo, certo, ricercatori. Prego. Beh, il mondo del precariato è variegato, tutte le età e per ogni anche ordine e grado di scuola. Lei ha accennato prima ai sissini, adesso parleremo del TFA, sono 10 anni di riforme, doppio canale, gradatorie, coda, pettine, quindi noi abbiamo di fronte centinaia di docenti e personale ATA che vivono ogni anno la sindrome da 1° settembre, riapertura della scuola. Lavorerò, non lavorerò, anche quest'anno le stesse missioni ruolo si sono protratte, anche domani ci saranno altre missioni ruolo, quindi si vive la precarietà giorno per giorno, anno per anno. Quindi quali, sì, immagino che una figura come la sua, quindi che a livello provinciale ricopre anche un ruolo così importante, quindi all'interno di un organo, quindi, che va in qualche modo con le sue modalità e con le sue idee a tutelare quindi l'organico della docenza. Qualche cosa dice un professore in una telefonata tipo, perché poi è questo che accade tutti i giorni, cosa chiede? Che quali sono le lamentele? Non lo dobbiamo dire perché poi è questo che non viene detto. Sì, lavorerò quest'anno, mi chiameranno, quanti posti ci sono, le disponibilità. Le domande iniziano già a febbraio con i pensionamenti, quanti pensionamenti ci saranno. Poi persone anche più grandi di noi, in una certa età, con tanta esperienza, tanti anni, soprattutto per certe classi di concorso, penso per esempio ai professori di educazione fisica, di educazione musicale, classi di concorso che anche economia, di diritto, è un'attesa estenuante. Come diceva il collega prima, fanno dei master, mi servirà questo master, vale questo master più dell'altro, mi iscrivo all'università, faccio i corsi di formazione a distanza, adesso è uscito anche il livello B2 di inglese, lo devo fare, non lo devo fare. E per me che sto dall'altra parte, sinceramente, non è facile anche consigliare. Perché? Perché, torniamo lì, non abbiamo una politica lineare, certa, sicura, ogni anno si cambiano le leggi e quindi queste persone si ritrovano alla berlina così manipolati come dei burattini, alla mercé di qualsiasi iniziativa legislativa che da un momento all'altro cambia, rivoluziona tutto. Pensate al doppio canale, poi sono arrivati i sissini, allora i sissini contro i precari storici. Poi abbiamo avuto adesso coda, pettine, le 3 province.
sono tante le problematiche. Certo, interrompo un attimo, parlare di coda, pettine, per chi non è del settore, per chi ci ascolta dall'altra parte, non è così semplice. Allora io ho qui con me come ospite, quindi il dirigente dell'Istituto Comprensivo di Martinsicuro, il professore Ignazio Caputi, che in qualche modo con le cosiddette code, con i cosiddetti pettini, quindi per come dire, fare ordine nell'organico delle scuole, in qualche modo ha dovuto avere a che fare necessariamente. Allora, la mia domanda è questa. Un dirigente oggi come gestisce una situazione veramente così di allarme e così complicata, che può cambiare poi dall'oggi al domani, quindi all'interno di una riforma che nasce naturalmente con un decreto e che viene poi approvato, all'interno però delle sfaccettature. Ecco, ad esempio, il dirigente deve organizzare le classi, deve organizzare l'organico e deve poi soddisfare la richiesta delle famiglie. Il problema è proprio questo, cioè che noi ci troviamo tra due diverse esigenze. Da un lato quella, diciamo, ministeriale, che ci chiede di tagliare o ci impone di tagliare, di ridurre e di aspettare spesso anche una definizione degli organici stessi. E dall'altro abbiamo le richieste delle famiglie che vogliono delle garanzie, ad esempio la garanzia della continuità dell'insegnamento è una delle più richieste, delle più sentite da parte delle famiglie, perché spesso in alcune classi, prendiamo ad esempio la secondaria di primo grado, no, la ex scuola media, una prima incomincia il primo anno con un insegnante di lettere, se va bene per tutto l'anno è la stessa, ma può cambiarne tre nei tre anni, ne può cambiare cinque se ci sono anche poi delle maternità, degli altri diciamo fenomeni, altre cose che accadono. E quindi per un dirigente è effettivamente difficile riuscire a conciliare queste due cose. C'è molto molto da fare, soprattutto in termini di equilibrio di posizioni, perché giustamente noi non possiamo da un lato diventare coloro che diciamo sparano sul ministero giustificando in parte quello che è, perché non è questo il nostro ruolo, e d'altro canto abbiamo i genitori che sparano indosso ai quali però noi non possiamo sparare, perché hanno anche le loro ragioni. Io però voglio dire una cosa che ritengo fondamentale, nodale. Il problema della riforma, io la vedo in questi termini, che nella scuola, così come in tanti altri settori della vita politica, produttiva italiana, ci sia da fare un intervento di razionalizzazione, questo è indiscutibile, non c'è nessun politico, nessun partito, nessun governo che può negare che nella pubblica amministrazione ci sia bisogno da diversi anni di una ristrutturazione. Ora il problema grosso qual è? E che questi interventi, che vengono anche definiti riforma, intervengono in maniera estemporanea, in maniera imprevista, spesso in maniera anche inaspettata, e creano delle situazioni, per quanto giusti possano essere dal punto di vista della razionalizzazione, creano però dei disguidi notevoli, insomma. Invece quello che secondo me dovrebbe veramente essere ormai il modo, cioè l'obiettivo, è quello di fare una riforma strutturale. La riforma della scuola deve essere una riforma strutturale, perché se noi facciamo una riforma strutturale, allora non esiste più il precariato, nel senso che esistono gli insegnanti di ruolo ed esistono quelli che stanno già preparandosi per entrare. Per entrare, e non quelli che occasionalmente possono fare gli insegnanti, poi dopo, se ci sono opportunità, continuano, poi dopo vanno al nord, poi dopo dal nord non li vogliono più perché non li mettono più in graduatoria. Non è così, parliamo, ma anche delle, si parla anche di montagna. Questo, voglio dire, no, vabbè, insomma, no, in montagna, vado in montagna, mi faccio 5 anni, poi dopo che si è fatto 5 anni scopre che la razionalizzazione taglia e quindi ritorna al mare e può andare tranquillo al mare perché il posto non lo trova. Allora, questo è il meccanismo che deve cambiare, a mio parere. Io sono convintissimo anche di un'altra cosa, che per me è un assioma. La scuola
è il vero futuro, è il futuro non di ciascuno di noi, non dell'insegnante, di quello che aspetta il lavoro, è il futuro di una società, è il futuro della società. E noi come Italia siamo il paese che investe di meno del proprio PIL per la scuola. Che ci siano degli sprechi, benissimo, bisogna razionalizzare, benissimo, però rifacciamo tutto, ristrutturiamo e investiamo su questo, perché noi incominciamo ad importare intelligenze, preparazione in certi settori, nei settori dell'informatica, dall'India, dalla Cina, dai paesi dell'est. Certo. Perché arriviamo a questo se poi i nostri cervelli vanno fuori, i nostri vanno fuori? Oppure non hanno la possibilità, come diceva prima il nostro amico, non hanno la possibilità di esercitarlo qui in Italia. Comunque interverrò dopo su altri aspetti che ritengo fondamentali. Allora, quindi naturalmente ci colleghiamo adesso all'ospite che rappresenta in questo momento, ahimè, proprio la figura del precario, ahimè, ai noi, come appunto dice Marco Santarelli, il professor Berardo Fornaciari, che attualmente, quindi dicevo in apertura, è assunto a tempo determinato. Determinato, vogliamo dire anche che il tempo determinato può essere o fino al 30 di giugno oppure fino al 31 di agosto. Professore, lo spieghi lei che cosa significa e qual è poi il suo ruolo oggi come precario? Ad essere semplici, determinato significa che da un certo punto si smette, insomma, quindi non ci sono prospettive da qui a 3, 5, 10 anni come può avere un insegnante, un professore che è assunto a tempo indeterminato e quindi ha davanti a sé la possibilità di dire, di fare, di insegnare, di avere gli allievi per un certo tempo. Chi guarda, chi ascolta probabilmente trova strano che uno che abbia la mia età possa essere ancora oggi un cosiddetto precario. Insomma, è notizia fresca di una collega, mi pare, della Sicilia che sia stata immessa in ruolo, quindi insegnante a tutti gli effetti qualche tempo prima della pensione. Quindi le mosche bianche ci sono, ma ne sono tante. Io rappresento un caso anche qui in provincia di Teramo. Certamente potrebbe rappresentare meglio la mia categoria qualche giovane che si affaccia adesso e che comincia adesso il lavoro o la carriera di insegnante, però non me ne vogliano se mi sono prestato io a questo colloquio, a questo gioco. Di questo siamo quindi, come dire, contenti, perché la cosa che vorrei dire, riprendendo quello che diceva il dirigente professor Caputi, è che alla fine di questo dibattito credo che possa emergere un dato fondamentale, al di là di come vive il precario, l'insegnante precario, al di là dei problemi come dire, di tutti i giorni, dello stipendio, delle difficoltà andare da un posto piuttosto che un altro, la sede disagiata, il punteggio, eccetera. Il vero precario credo che poi alla fine di questa trasmissione debba emergere è l'allievo, purtroppo. Il precario è l'allievo. Il precario è il materiale umano sul quale noi tutti i giorni ci dobbiamo confrontare e dobbiamo in qualche modo educare, al quale dobbiamo dare in qualche modo la possibilità di conoscere. Perché, come giustamente si diceva prima, io precario, con tutta la buona volontà e l'entusiasmo più o meno giovanile, molto probabilmente un altro anno non ci sarò, molto probabilmente un altro anno sarò da un'altra parte. A quei ragazzi saranno in mano ad un altro insegnante, il quale, pur adottando tutte le tecniche sperimentate di insegnamento, è sicuramente un'altra persona e i ragazzi dovranno ricominciare da capo. I precari sono loro, non siamo noi. I precari purtroppo non siamo noi. Il precario è la scuola in genere, perché non è strutturata, non ci sono le strutture, non è governata a partire dal ministero e poi man mano magari scendiamo anche sotto, non è governata in prospettiva. E non essendo governati in prospettiva, tutti questi problemi si riflettono sicuramente sulla classe insegnante,
E purtroppo chi è che ne fa le spese è la qualità dell'insegnamento, la continuità dell'insegnamento, è l'allievo che molto probabilmente se non si fa la riforma, non i tagli, la razionalizzazione, se non si fa una riforma seria, strutturata e lungimirante, l'allievo che noi abbiamo oggi alle medie sarà un precario all'università, alle superiori, sarà un precario all'università e sarà precario, come ce lo descriveva poco tempo fa l'altro nostro ospite, il dottor Santarelli. Poi magari parliamo anche di altre cose. Bene, allora riflessioni davvero importanti. Abbiamo lanciato una prima provocazione, o anzi, come diceva inizialmente Marco Santarelli, in realtà un dato di fatto, ossia che il corpo docenti della scuola pubblica italiana risulta essere per la maggior parte precaria, e mandiamo la pubblicità su questa riflessione, che il precario è l'allievo. Eccoci di nuovo insieme a DNA Saperi che colloquiano per parlare oggi di precariato con il professor Berardo Fornaciari, quindi professore di lettere presso una scuola secondaria di primo grado. Si lanciava una provocazione molto importante: il precario oggi è l'allievo, vede quindi continuamente nelle aule passare docenti delle stesse materie, sia di lettere, matematica, scienze, per parlare anche dei professori di sostegno, non dimentichiamoli, che mutano quindi continuamente, creando loro anche una situazione di grande disagio e quindi di precarietà. Professore, faccia un attimino il punto della situazione. I precari o gli insegnanti sanno benissimo di che cosa stiamo parlando, però per le altre persone, soprattutto anche per le famiglie, va spiegato, va detto questo. Noi abbiamo una grandissima difficoltà, come insegnanti ancora più come precari, come colui che forse, anzi sa sicuramente che l'anno dopo non c'è. Le prime domande che i ragazzi ci fanno, professore, ma lei per quanto tempo resta? Un altro anno saremo ancora con lei? Già questo ci fa cadere nella depressione, non dico la depressione, ma quantomeno in ansia, sulle risposte da dare. Normalmente io mi regolo così e credo che anche gli altri, dice, ragazzi, questo è un problema che affronteremo dopo, pensiamo a studiare, pensiamo a darci da fare. Però sentirsi fare questa domanda significa che già l'allievo, il ragazzo, il giovane si sente già in una situazione di poca sicurezza. E poi ci sono tanti altri problemi. Io personalmente, ma tutti quelli che fanno questo lavoro, si sono sicuramente trovati ad insegnare con delle classi affollatissime, con un numero esorbitante di ragazzi, e viceversa anche. Ecco, ritorniamo al discorso della razionalizzazione. Noi passiamo a volte da classi addirittura plurime alla pluriclasse, a delle classi super affollate, numerosissime, dove con tutta la buona volontà e con tutto l'entusiasmo fare lezione è difficilissimo. Un altro problema, che forse non è quello del precario ma che comunque è un problema della scuola, è il problema di trovarsi in aula con ragazzi di varie nazionalità, etnie, lingue diverse. Oggi, e non dico niente di poco risaputo, ci troviamo ad esempio nella difficoltà di dover insegnare a dei ragazzi assolutamente digiuni della lingua italiana. Anche qui il problema qual è? Il problema è che c'è bisogno di chi in qualche modo comunichi con il ragazzo nella lingua di origine, o a che addirittura ci possa mettere in comunicazione con le famiglie, che spesso, ad esempio, in casi di etnie particolari sono assolutamente introvabili. E con questo ne parlavamo all'inizio di trasmissione, ma credo che qualche collega potrà parlarne ancora meglio. Il precario è una situazione difficile, però per sdrammatizzare, io vorrei buttarla anche un po' in barzelletta.
In questi giorni facevamo le prove di ingresso, nemmeno a farlo apposta, tra le varie voci che il ragazzo doveva indicare dandone la giusta definizione c'era anche precario. Io non so se è il caso o meno di dirlo, però molti hanno risposto che precario significa prima della carie. Se questo può servire, significa che siamo lì lì alla fine, noi precari siamo lì lì vicino alla fine, alla fine. Più che l'ingresso nella scuola, siamo vicini all'estrazione. Allora professore, con questa battuta che in qualche modo sdrammatizza un argomento veramente così difficile anche da affrontare in un tempo così breve, volevo un attimino ripassare la parola al dirigente Caputi, proprio in merito ad una difficoltà che tutti i giorni sicuramente si troverà a gestire, che è quella dell'inserimento all'interno delle classi di alunni, quindi di origine straniera. La società sta oramai, si è affacciata, ma oramai possiamo dire è prontamente rappresentata da alunni stranieri. Quindi come si gestisce questa esigenza? Gli stranieri sono stati, soprattutto nella prima fase, diciamo un po' di anni fa, più un problema, no? Per l'inserimento, per l'integrazione, per la mancanza di strutture, eccetera. Adesso le cose stanno leggermente migliorando, perché la maggior parte degli stranieri che sono nelle nostre classi sono nati in Italia e quindi dal punto di vista linguistico non ci sono più tanti e così evidenti e grossi problemi comunicazione. Anzi, devo dire che negli ultimi anni cominciamo ad assistere ad una, ad un crescente aumento di ragazzi stranieri che si impegnano nello studio con ottimi risultati. Questo fa parte un po' di quello che è il cambiamento che la nostra società attualmente sta registrando, per cui i nostri ragazzi non hanno più il valore della scuola, perché non viene più trasmesso il valore della scuola in maniera così forte come lo era, per esempio, quando io andavo a scuola. Gli stranieri invece che arrivano da paesi in cui hanno sofferto, non andavano a scuola, non avevano lavoro, soffrivano di tante cose, insomma di povertà estrema, qui vedono la scuola come possibilità di riscatto, cioè quello che per noi era la scuola 50 anni fa. Quindi io voglio sfatare un po' questo discorso che la presenza di stranieri nella scuola italiana sia un problema. Guardi, io affermo e confermo, sono a fine carriera, sì, 40 anni di scuola, io non ho mai avuto nelle mie scuole, quando insegnavo fino all'85 e dall'85 in poi fino ad ora, problemi di razzismo, di scontri per problemi, diciamo, di diversità di origine, assolutamente. Non c'è assolutamente nessun, tra i ragazzi, nessuna forma di emarginazione, di razzismo, eccetera. C'è stato un grosso problema, ripeto, 10, 15, 20 anni fa, di integrazione, no? Perché sì, era un momento in cui si arrivava in tanti, non c'erano i mezzi, poi dopo qualcosa è stato fatto, i mediatori, eccetera, quest'anno non ci stanno più e vabbè, ci arrangeremo in qualche modo, abbiamo questo problema per chi arriva fresco fresco, no, dall'estero. Però negli ultimi anni le cose stanno cambiate. Io a Martinsicuro, ripeto, abbiamo un 30% circa di bambini frequentanti di origine straniera. Gran parte di questi sono ormai nati in Italia, fanno parte a tutti gli effetti della comunità italiana e non registro fenomeni di razzismo, di emarginazione, di scontri, eccetera. C'è quello che in tutte le scuole italiane normalmente c'è, cioè il ragazzo che si azzuffa con l'altro, per il ragazzo vivace, il ragazzo che non sa stare alle regole. Eccetera. Ascolti preside, parlare di riforma significa anche in qualche modo razionalizzare i fondi ministeriali di cui la scuola dispone per organizzare dei progetti, quindi per intervenire direttamente anche nella formazione quindi degli alunni. La attuale riforma in che modo ha inciso nella spesa, quindi della scuola? Quindi quali sono i fondi che oggi arrivano all'interno della cassa di un istituto scolastico e come vengono spesi?
Guardi, i fondi arrivano nella scuola, non sono tanti, ultimamente stanno diminuendo soprattutto quelli per le spese di funzionamento amministrative, eccetera, insomma sono diminuiti notevolmente. Ci sono ogni tanto anche degli altri canali di finanziamento, tipo leggi un po' nazionali, progetti europei, eccetera. Ma il problema fondamentale qual è adesso nella scuola? È quello, come dicevo prima, della, come dire, estemporaneità, cioè dal fatto di non avere mai con certezza conoscenza di quello che l'anno successivo, l'anno prossimo sarà, dal punto di vista degli insegnanti, dal punto di vista dell'organico, dal punto di vista dei finanziamenti. Ecco perché io ripeto, io invoco un intervento energico, strutturale, cioè bisogna capire a livello politico che c'è necessità che si mettano insieme un po' di persone con un cervello che funzioni bene a ristudiare la scuola italiana, ma non solo dal punto di vista organizzativo, strutturale per il problema del precariato, ma anche per il problema, per esempio, dell'organizzazione stessa contenutistica, della formativa, cioè didattica. C'è bisogno di rivoluzionarla completamente per adeguarla ai tempi. Noi abbiamo una scuola che arriva in ritardo parecchio rispetto al movimento della società. Certo. E questo è gravissimo. Esatto. Cioè la scuola deve essere invece il luogo in cui si costruisce, si danno gli indirizzi per la società, perché escono fuori le idee, i progetti, le formazioni. Invece no, la scuola subisce dall'esterno. Esatto. E questo è un errore fenomenale. È un grande errore proprio per il futuro. Prego, Alessandra voleva... Prego. Al discorso del dirigente, che approvo pienamente. Infatti il discorso iniziale è quando dicevo guardiamo l'alunno, ma... soprattutto per essere, dar voce alla scuola, cioè il governo non ci ha fatto più parlare, voi dirigenti, noi docenti, tutto il personale, non ci ascolta nessuno, anche la stessa televisione, diciamo, non ci dà voce o se ce l'ho solo in maniera inopportuna, per parlare di fenomeni di bullismo, ecco, estemporanei, però non c'è quel fil rouge, l'attenzione, no? Sì, non c'è il fil rouge che vede l'obiettivo finale, qual è il futuro dei nostri ragazzi, lo dicevo prima. Gli insegnanti parlano, lo dicono, anche il sindacato appunto sta cercando di dar voce alla categoria, ma spesso queste voci rimangono lì, si denigra il lavoro del pubblico impiego, non si fa altro che dire che siamo assenteisti, le ferie, tutta questa storia. Deve finire questo discorso, perché non ci si crede, è una società che non crede nella scuola, e gli stessi insegnanti, non solo i precari, anche chi è a tempo indeterminato, non è motivato perché in classe gli alunni sono poco motivati, i fondi sono sempre di meno, per le spese per il funzionamento amministrativo o per le supplenze, centellinati, ogni anno, ecco, ci si arrampica su queste, magari sì, poi sì. Ci sono fondi, c'è il fondo d'istituto che non viene spesso attinto a piene mani. E quindi esatto. Non c'è un obiettivo, non si conosce bene la scuola, quindi non si... Professoressa, volevo farle un'altra domanda, sì. Che riguarda naturalmente la formazione del corpo docente. Prima, insieme al professor Fornaciari, si metteva in luce anche un po' quello che è il percorso che un insegnante deve fare nel corso degli anni per poter arrivare ad insegnare, perché diciamolo che non è poi così semplice, no. E non è un percorso agevole, quindi c'è una laurea, c'è un'abilitazione da conseguire in base ad una classe di concorso, quindi in base alle materie che si andranno poi quindi, a riportare e ad insegnare all'interno delle aule. Allora, fino a qualche anno fa, quindi nel 2008, sì. quindi esisteva la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario, la SIS, da tutti conosciuta con questo nome, ma oggi i ragazzi quindi, che vorrebbero quindi, aspirare ad insegnare, perché io devo quindi da quest'altra parte dire anche una cosa che noto tutti i giorni, i ragazzi non vogliono più insegnare perché il messaggio che passa è ma tanto cosa insegno a fare, guadagnerò poco e forse non lavorerò mai. Allora,
cosa si deve fare per rimotivare i ragazzi, che, quindi i giovani, perché poi di questi parliamo, il nostro futuro sono rappresentato quindi dai giovani. Cosa devono fare i ragazzi? Prima dicevamo appunto il TFA, spieghiamo un pochino. Allora, fino al 2008, prima della SIS, i canali per accedere all'insegnamento erano due: o la cosiddetta graduatoria permanente, quindi chi aveva superato un concorso si inseriva in graduatoria, avendo fatto 360 giorni di scuola aveva il servizio, quindi le assunzioni venivano fatte da questa doppia gamba, sia dal concorso che dalle graduatorie, diciamo di supplenza, poi sono diventate esaurimento, eccetera, eccetera. I concorsi non sono stati più indetti dal 99, nel frattempo si è cercato con la SIS di venire incontro a quale esigenza. Non tutti possono fare l'insegnante, e questo è da sottolineare. Perché? Perché la società di oggi richiede delle competenze che non si acquisiscono spesso con il semplice diploma, il vecchio diploma di istituto magistrale, ma con la laurea e poi specializzandosi e facendo anche il tirocinio. Quanti di noi, anch'io sulle mie spalle, personalmente sono entrata in classe per la prima volta, ero giovanissima, però mi sono trovata con dei ragazzi e adesso che faccio? Ecco, allora, questo adesso che faccio? Il tirocinio è fondamentale, perché abbiamo tantissimi docenti molto bravi, ma poi sapersi relazionare con i ragazzi è tutt'altra cosa. Certo. Allora, la SIS aveva questo obiettivo, formare, fare in modo che i docenti si specializzassero nelle loro discipline. Io parlo anche non solo delle lettere, matematica, certo, fisica, ma anche ai docenti di scuola dell'infanzia, della scuola elementare, primaria, e facessero tirocinio con dei tutor, quindi era un percorso che aveva una sua finalità, se vogliamo, anche giusta. Poi si è perso un po' tutti i vari ricorsi, non lo so qui elencare, adesso si pensa a questo tirocinio formativo, è un percorso che si fa dopo la laurea. La laurea adesso non è più di quadriennale, quella, la nostra vecchia laurea, tra virgolette, c'è una laurea con un percorso triennale e poi la specialistica. Sì. Nel percorso poi ci si specializza nelle varie discipline, alla fine si accede al tirocinio formativo per fare un percorso annuale di tirocinio nelle scuole, guidato da docenti universitari e dalle scuole, alcune scuole scelte nella regione, si consegue anche il titolo di sostegno, quindi in teoria sarebbe anche giusto, perché se pensiamo che molte insegnanti ancora col vecchio diploma, cioè in questo tirocinio formativo, poi dimenticavo, c'è anche il percorso di lingua inglese B2 che viene richiesto a livello europeo, vengono arricchite anche le competenze informatiche, quindi diciamo che potrebbe essere un canale giusto se è fatto. Perché in prospettiva c'è il problema, che c'è anche l'accesso è selezionato da quiz, poi ecco da vedere fino a che punto questo ingresso. E a fronte del tirocinio formativo adesso stanno controllando anche il fabbisogno dei docenti. Perché? Perché se ci troviamo con tanti precari oggi, va detto pure che non sono state fatte assunzioni per tanti anni, che il fabbisogno, cioè se ci sono tanti pensionamenti, dovrebbero esserci tante immissioni in ruolo. Per evitare che questa enorme sacca di precariato, perché arriviamo a cifre, insomma, 600.000 docenti circa, i precari sono 300.000 quasi, tutto. Quindi i numeri sono tanti e sono grandi. E allora non è manco giusto che la situazione si è verificata quest'anno, chi ha superato il concorso del 99 è stato immesso in ruolo dopo 10 anni. puntini, cioè dopo 10 anni molte persone avevano già trovato un'altra sistemazione. Altra sistemazione, certo. Poi dopo 10 anni cosa mi ricordo più? Ecco qui. E allora il tirocinio formativo potrebbe essere una strada, perlomeno per chi crede veramente, chi la vuole percorrere fino alla fine, sa che comunque alla fine avrò sarò un docente a tutti gli effetti e ci saranno dei posti. Quindi ci sarà un'immissione in ruolo. Quindi non dovrà aspettare 10, 20 anni, tanto tempo. Io non per vorrei, poter... prego, non vorrei prego, interrompere, professore. Però. Prego, prego. Come dire, il ragionamento che ha fatto la collega è un ragionamento di tipo tecnico. Mm. Se però riduciamo il precariato è sicuramente un problema di tipo tecnico, di organizzazione, quindi di immissione nei ruoli, eccetera, eccetera. Se però riduciamo il precario solo e soltanto alla figura di colui che
magari prima con la SIS, poi con un corso di perfezionamento, con un master qualsiasi, o con qualche cosa che dà adito a un punteggio, siamo fuori binario. Il precario nel campo dell'insegnamento è un ragazzo, è un uomo, è una persona, è una donna che ha deciso di fare quegli studi perché pensa, è consapevole, è decisa ed ha quella passione. Allora io il precario oggi come lo vedo? Anche quello che va in piazza e giustamente rivendica un'assunzione in ruolo, rivendica un salario, rivendica uno stipendio, rivendica un lavoro. Io lo vedo più che arrabbiato come una persona piena di passione per il suo lavoro. Perché come si diceva prima di iniziare questa trasmissione con gli altri, se togliamo a questo lavoro la spinta della passione, la spinta di sapere e di poter dare, il precario resterà sempre tale nel campo dell'insegnamento e negli altri campi. Quindi io direi è un messaggio forse di speranza per i più giovani, io oramai sono lì un precario pensionabile. Comunque tenere duro e di intraprendere questo lavoro, questo mestiere per passione, perché ci credo. Dico una cattiveria se vogliamo, non facciamo il mestiere di insegnanti solo e soltanto perché forse avremo uno stipendio per tutta la vita, faremo il male nostro e soprattutto dei precari veri che sarebbero soltanto gli allievi. Io questo volevo dire e lo dico in favore proprio di quei precari che, ripeto, con passione, i ragazzi che vanno in piazza, che incontro, i ragazzi freschi, laureati, sissini o d'altro, che hanno i contatti con i loro ragazzi su Facebook, io li vedo, io li trovo, mi rapporto con loro. Sono persone, sono futuri insegnanti bravi, professionisti bravi, pieni soprattutto di passione. Non sono, tra virgolette, incazzate solo e soltanto perché non hanno il posto. Allora, professore, io devo interrompere perché siamo oramai a conclusione di questo incontro che ci ha visti tutti interessati per parlare di una tematica davvero importante, come abbiamo visto. Molti sono stati gli spunti di riflessione e veramente avremo bisogno di più tempo per poter sfogliare tutte le pagine di questo libro così lungo che riguarda la scuola italiana e quindi la sua storia. Noi della Zicura International Business avevamo pensato quindi a questo punto come conclusione di voler mandare quasi una riflessione attraverso un video che è stato realizzato circa 60 anni fa da Piero Calamandrei, giornalista, quindi docente universitario, che in qualche modo aveva già previsto ciò che nella scuola pubblica oggi ci troviamo a vivere in prima persona. Io saluto adesso i miei ospiti, li ringrazio vivamente quindi per aver portato qui in questa sede le loro riflessioni in merito alla scuola, quindi il professor Marco Santarelli, il professor Berardo Fornaciari, la professoressa Alessandra Del Sordo e il dirigente Ignazio Caputi. Adesso guardiamo questo video e a seguito dello stesso io saluterò soltanto per il prossimo incontro. Facciamo l'ipotesi, così astrattamente, che ci sia un solo partito al potere, un partito dominante, il quale però formalmente vuole rispettare la Costituzione e non la vuole violare in sostanza. Non vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula in un alloggiamento per i manipoli, ma vuole istituire senza parere una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impadronirsi delle scuole e per trasformare le scuole di Stato in scuole di partito? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto di essere imparziali. C'è una certa resistenza in quelle scuole, c'è sempre, perfino sotto il fascismo c'è stata. Allora il partito dominante segue un'altra strada. È tutta un'ipotesi teorica, intendiamoci. Comincia a trascurare le scuole pubbliche, a screditarle, a impoverirle. Lascia che si animizzino e comincia a favorire le scuole private. Non tutte le scuole private, le scuole del suo partito, di quel partito. E allora tutte le cure cominceranno ad andare a queste scuole private, cure di denaro, di privilegi. Si comincia persino a consigliare ai ragazzi ad andare a quelle scuole, perché in fondo sono migliori, si dice, di quelle di Stato.
e magari si danno dei premi come a Rabiro, o si propone di dare dei premi a quei cittadini che saranno disposti a mandare i loro figlioli invece che alle scuole pubbliche, alle scuole private, a quelle scuole private. Gli esami sono più facili, si studia meno e si riesce meglio. Così la scuola privata diventa una scuola privilegiata. Il partito dominante, non potendo trasformare apertamente le scuole di Stato in scuole di partito, manda in malora le scuole di Stato per dare la prevalenza alle sue scuole private. Attenzione amici, in questo convegno questo è il punto che bisogna discutere. Attenzione, questa è la ricetta. Bisogna tenere d'occhio i cuochi di questa bassa cucina. L'operazione si fa in tre modi, ve l'ho già detto. Rovinare le scuole di Stato, cioè lasciare che vadano in malora, impoverire i loro bilanci, ignorare i loro bisogni, ovvero attenuare la sorveglianza e il controllo delle scuole private, non controllarne la serietà. Lasciare che vi insegnino insegnanti che non hanno i titoli minimi per insegnare. Lasciare che gli esami siano burlette. Dare alle scuole private denaro pubblico, e questo è il punto. Dare alle scuole private denaro pubblico. Quest'ultimo è il metodo più pericoloso, la fase più pericolosa di tutta l'operazione. Questo dunque è il punto, è il punto più pericoloso del metodo. Denaro di tutti i cittadini, di tutti i contribuenti, di tutti i credenti nelle diverse religioni, di tutti gli appartenenti ai diversi partiti, che invece viene destinato ad alimentare le scuole di una sola religione, di una sola setta, di un solo partito. Piero Calamandrei, 1950. Qui nel vento. Con il discorso di Piero Calamandrei in difesa della scuola, io vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento di DNA Saperi che colloquiano.